Buonasera a tutti, a nome della nostra Camera Penale di Termini Imerese, che unitamente al Consiglio d'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e anche anche ai responsabili presente, all'Archivio di Stato, alla sezione dell'Archivio di Stato, sta inaugurando questa prima giornata di questo convegno che costituisce quasi un epilogo del lungo lavoro che di fatto sulla digitalizzazione degli atti del processo andalore 360. Abbiamo voluto dare il titolo al plurale I maxi processi della mafia e ripercorreremo in questi due giorni sia gli aspetti storici, antropologici, ma anche gli aspetti sostanziali del diritto sostanziale e del diritto processuale. Per questo abbiamo voluto invitare le personalità più varie da questo punto di vista, importanti personalità, relativamente non soltanto alla posizione dell'avvocatura, ma anche storici, magistrati, pubblici ministeri, quindi che giudici. Ma prima di passare la parola all'avvocato Sansone, che è un po' lui il mediatore di questo progetto che abbiamo portato a termine, e sin da questo momento quindi lo ringrazio, oggi abbiamo una grande rappresentanza di quello che fu anche l'ultimo maxi processo nell'ambito di negli anni quindi 80, l'ultimo più conosciuto, perché successivamente ne abbiamo avuto gli altri, ma tra i più conosciuti. E grande rappresentanza perché abbiamo una rappresentanza sia tra i magistrati, come il dottor Guarnotti, che stasera è presente con noi, ma avremo domani anche il dottor Marino, e avvocati presenti che saranno relatori o anche sono tra il nostro pubblico. Per quale abbiamo forse tra i più giovani avvocati che anche l'avvocato Salvo Priolo che so. Detto questo, volevo fare i miei saluti intanto di benvenuto e volevo ringraziare il Presidente Napoli, il Dottore Chiedi Napoli, Presidente di questo Tribunale, per averci dato la possibilità di organizzare questo convegno. Voglio ringraziare in particolare il Procuratore, il Dottore Cartosio, che è sempre stato vicino alle esigenze dell'avvocatura dentro questo quindi tribunale, soprattutto anche in ordine alla formazione degli avvocati. Per anni abbiamo organizzato tantissimi convegni e la ringrazio veramente quindi per la disponibilità di tutto l'ufficio della procura, ma anche del tribunale. E voglio ringraziare i presenti. Ringrazio, come dicevo prima, il dottore Leonardo Guarnotta per essere qui presente oggi. Ringrazio il dottore Giuseppe Tanno, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati Distrettuale. Ringrazio, e mi sta molto a cuore, per anche l'amicizia che ci lega, il Presidente del Consiglio d'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, l'avvocato Giuseppe Chinuffo. Ringrazio il dottore Salvatore Spica, responsabile della sezione dell'Archivio di Stato di Palermo presso la città di Termini Imerese, proprio per questa collaborazione che abbiamo iniziato e che sappiamo che di portare avanti negli anni. Ringrazio il sindaco del comune di Termini Imerese. Non sto ringraziando i relatori, importanti relatori, perché con i relatori ci tratteremo durante proprio questo convegno. Abbiamo presente oggi, lo voglio ringraziare, l'onorevole Craconici, presidente della commissione di antimafia regionale, il colonnello Francesco Mandia, qui presente, buonasera che dirà, per scegliere di averla fra di noi, e il luogotenente Salvatore Messineo, che è il direttore del centro studi di Salvo d'Acquisto. E Centro Studi Salvo d'Acquisto, molti non lo sanno, noi abbiamo fondato una rivista giuridica che si chiama Rivista Penale, e il Centro Salvo d'Acquisto, grazie a loro abbiamo potuto istituire questa rivista, e anche il direttore della sala museale dedicata all'Arma dei Carabinieri. Lo ringrazio per essere presenti anche questa sera. Io non mi dilungo più di tanto, invito il Presidente del Tribunale di Termini Imerese, il Dottore Napoli, per i saluti istituzionali. Saluto e ringrazio tutti i presenti. Noi siamo un tribunale all'apparenza piccolo, ma che in realtà ha un enorme bacino di influenza. Un evento come quello di oggi, il cui merito va all'iniziativa di coloro i quali hanno avuto la generosità e la competenza di gettare le basi di questo iter ricostruttivo, ci riempie di orgoglio. E in tal senso la partecipazione di soggetti che rivestono a pari e titolo cariche istituzionali di grande rilievo
ci conferma la bontà del lavoro svolto e al contempo ci rende certi che l'odierno lavoro congressuale renderà pieno onore attraverso la qualità degli interventi al complesso lavoro costruttivo. Un popolo senza memoria, diceva qualcuno, è un popolo senza libertà. Il maxi processo, nella forma nella quale siamo ormai abituati a concepire questo termine, ha costituito nel tempo un modo di rispondere con giustizia alle forme più complesse e pericolose di criminalità organizzata. In tal senso la verifica storica, sia attraverso il lavoro ricostruttivo del quale si sta facendo, sia attraverso la dialettica congressuale che ne seguirà, costituisce le radici di un modo di intendere il processo come risposta sempre più elaborata ed efficace agli aspetti di devianza criminale che nelle forme associative hanno costituito un serio pericolo per il tessuto più profondo della nostra polis. Maxi processo è divenuto nel sentire comune simbolo di eroismo per coloro i quali, e mi riferisco al più famoso dei maxi processi istruito da Falcone Borsellino, che vede per la prima volta e vide per la prima volta la sbarra all'insieme di Cosa Nostra. E con queste parole, che hanno sicuramente il senso di ringraziamento e dell'accoglienza, il Tribunale dei Termini Merese dà il benvenuto ai congressisti e auspica che questi lavori ci restituiscano un'altra fetta di verità storica. Grazie Presidente. Invito il dottore Ambrogio Cartosio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Termini Merese. Gli organizzatori, i relatori, tutte le autorità presenti, tutti coloro che stanno manifestando reale interesse per questa iniziativa, che è una cosa che Termini Merese merita. Merita perché la storia di Termini Merese non comincia da poco, non è recente. Termini Merese è il centro, erede di quella città importantissima che era Imera, che nel 400 avanti Cristo era già il centro della civiltà siciliana e mediterranea. Questo non credo sia molto noto così nel pubblico abitualmente, ma è bene sottolinearlo. Io uso sempre una metafora forse un po' sgradevole, dico, teniamo presente del fatto che quando in territori dove ora ci sono città come Milano e altre città importanti del nord, la gente viveva nelle caverne, lì qui invece c'era la civiltà molto evoluta. Quindi Termini Merese merita, come vediamo nella sua storia più recente, il suo rango come ufficio giudiziario non era da poco, perché a Termini Merese nell'anno 1927 c'era una corte d'assise. Oggi non c'è una corte d'assise perché i processi di competenza di questo organo giudiziario vengono celebrati a Palermo. Però è un centro che dal punto di vista sociale, giudiziario, culturale merita la massima attenzione e il massimo rispetto. Per il resto dico semplicemente che ho alcune curiosità che spero che i relatori di oggi mi sciolgano. Una è, per esempio, se questo processo venne celebrato, parlo del processo Andaloro, nel luogo dove io come sostituto negli anni Ottanta prestavo servizio, cioè l'ex collegio dei monaci, oppure in un altro posto. Sono molto curioso di saperlo. Un'altra cosa molto invece più tecnica, importante, direi culturalmente, ideologicamente fondamentale, è se nonostante il contesto storico degli anni venti, che è stato quello che sappiamo, si riuscì a celebrare un processo in cui venissero rispettate almeno le regole essenziali di un processo penale. Perché se così fosse stato, ma attendo la risposta dei relatori, sarebbe un evento giudiziario che meriterebbe veramente un encomio notevolissimo. Sarebbe la prova del fatto che la magistratura, ma io ci metterei anche l'avvocatura, le forze dell'ordine, riuscivano anche in periodi difficili e oscurantisti come quello a ottenere risultati che poi saranno invece
ratificati e conclamati nella Costituzione della Repubblica Italiana, alla quale facciamo tutti riferimento quotidianamente nello svolgere le nostre funzioni. Buon lavoro. Chiamo l'avvocato Buffoletto, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Venezia. Gentilissime signore e gentilissimi signori, io mi unisco ai ringraziamenti già formulati dall'avvocato Vincenzo Pellitteri, presidente della Camera Penale. Sono veramente felice di vedere tanta gente e tante persone che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere tanti anni fa e che ho visto crescere, mi riferisco un po' ai magistrati, che ho visto crescere e ho visto sempre comunque servizio dello Stato e della giustizia. Lo scorso anno, qualche mese dopo l'insediamento del Consiglio che ho l'onore di presiedere, l'avvocato Salvatore Sansone, chiamato Totò da tanti amici, mi prospettò una idea, quella di recuperare il notevole patrimonio delle fonti documentarie del nostro Tribunale, anche ai fini di una ricostruzione storica dei processi più significativi celebrati in questa sede giudiziaria, con particolare riguardo a quelli, ma non solo a quelli, di competenza della Corte di Assise che è esistita fino a una certa data. L'idea era già stata fatta propria dalla Camera Penale, laddove l'avvocato Sansone, peraltro, riveste il ruolo di presidente dei gruppi viri, e venne da me e dal Consiglio dell'Ordine prontamente condivisa. L'avvocato Sansone si disse quindi pronto a recuperare il fascicolo e a spendere le sue energie per la digitalizzazione di tutti gli atti di questo primo maxi processo alla mafia e al brigantaggio delle Padovine. Il processo a carico di Andaloro Nicolò più 163, scaturito sotto il profilo militare dalle azioni del prefetto Mori. Quindi, dall'idea dell'avvocato Sansone, condivisa, sostenuta, alimentata dal Consiglio dell'Ordine Forense e della Camera Penale presieduta dall'ottimo e valoroso avvocato Vincenzo Pellitteri, si è giunti alla stipula nel 18 gennaio del 2024 di una convenzione con la Sovrintendenza Archivistica della Sicilia, Archivio di Stato di Palermo, al fine di dare impulso e iniziative di studio, ricerca, divulgazione, al fine di valorizzare in modo condiviso e sinergico la documentazione digitalizzata da mettere a disposizione di chiunque abbia interesse mediante la pubblicazione sui siti istituzionali dei soggetti partecipanti alla convenzione che, ricordo, sono il COA, l'Archivio e la Camera Penale. Ed infine di creare un percorso digitalizzato all'interno della cosiddetta libreria digitale della Sovrintendenza. Gli illustri relatori che prenderanno la parola dopo il momento riservato ai saluti istituzionali vi diranno moltissimo sull'argomento oggetto dell'odierno incontro, sia sotto il profilo storico, sia sotto il profilo processuale. Io però mi voglio limitare ad alcune battute. Il processo Andaloro si celebrò in vigenza del codice sostanziale e del rito Zanardelli, che ricordo a me stesso, come un po' ipocritamente diciamo noi avvocati, fu in vigore dal 1890 al 1930, quando Rocco, ecco, scrisse e fu approvato con regio decreto di quell'anno, nell'ottobre del 1930, il codice appunto che prese il nome sia sostanziale che processuale del suo ideatore. La Corte di Assise, per chi poi avrà il piacere e la pazienza di guardare gli atti,
era composta dal presidente e da 10 giurati che emettevano il verdetto. E non erano gli ultimi invitati alla mensa di Don Rodrigo, come mi ha insegnato l'uomo Bellavista che mi accompagnò nello studio del diritto processuale penale, ma erano qualcosa di più. Per rispondere a quella problematica a cui faceva riferimento il signor Procuratore della Repubblica, poi ci arriverò, in una certa data si riunirono per emettere il verdetto ed erano presenti in quella sala, oltre ai giurati, anche il presidente, il pubblico ministero e 4 avvocati che erano stati scelti al fine di verificare che tutto avvenisse secondo le regole. Quindi io penso che già la presenza degli avvocati, non me ne voglia nessuno, è garanzia che le cose andranno in una certa maniera. Istruttore di questo processo fu il cavaliere ufficiale Ferdinando Umberto di Blasi. E in questa occasione, signora Sindaco, io ho appreso che la via di Blasi, da noi avvocati interpellata come fratelli di Blasi, non ha niente a che vedere con i fratelli di Blasi, ma è un omaggio della città di Termini Imerese da lei rappresentato a questo uomo che istruì il processo. Il pubblico ministero, per tutta la durata del processo, nella sua fase dibattimentale, ricordo che durò 3 mesi, sembrerebbero pochi, ma facevano udienza ogni giorno, fu il cavaliere Luigi Malaguti, procuratore del re. Il presidente della corte fu il cavaliere ufficiale Giuseppe Maggio, è un cognome che mi riporta alla mia Cefalù, però non ho avuto né il tempo né la possibilità di verificare. Tra i difensori, nomi di grande rilievo: l'avvocato Empedocle Restivo, l'avvocato Francesco Musotto, che fu parlamentare, alto commissario per la Sicilia, l'avvocato Giuseppe Sciarrino, presidente della commissione reale per gli avvocati di Termini Imerese, l'equivalenza del COA. Cioè, mi piacerebbe essere presidente della commissione non più reale, ma l'avvocato Salvatore Sanzone, che non è lui, ancora non era nato, l'avvocato Salvatore Sanzone, nonno della moglie del presidente Rizzo, che è stato presidente in questo tribunale. Assai interessanti le chiamate di Correro, ne vennero anche da Niccolò Ferravello, chiamate di Correro che coinvolsero anche latifondisti e nobili di quel tempo. A me lo chiedete di dare spiegazioni in ordine al pizzo che abbiamo chiesto che venisse pagato per aiutare latitanti. A me lo diceva la baronessa X quando dovevo chiedere a suo fratello barone per destinarlo appunto al sostentamento dei latitanti. Gli assolti furono 8 su 164. Tante furono le costituzioni di parte civile. Numerosi casi di ricorso al gratuito patrocinio. Esisteva anche allora, oggi ci dà un gran fare che voi non avete neanche l'idea. Paese di provenienza degli imputati, la maggior parte di Gangi, di San Mauro Castelverde, delle due Petralie, di Alimena, di Aliminusa e altri paesi. E siccome, come è noto, io sono sindaco di un piccolo paese delle Madonie, che è Gratteri, mi sono chiesto, ma c'era anche qualcuno di Gratteri? E ho trovato un imputato, tale Gianluca Salvatore, classe 1897, nei confronti del quale il procuratore del re chiese 30 anni, il verdetto fu di colpevolezza, il presidente combinò 30 anni di galera, ma siccome era gratterese è stato fortunato perché la Corte di Cassazione, quella sentenza era ricorribile per Cassazione entro 3 giorni, annullò, credo per un vizio di forma, fatto sì che, ho fatto le mie indagini presso l'archivio del comune di Gratteri, ho scoperto che nel 1939 questo signore fu mandato a Ventotene, quindi in libertà, ma al confine di polizia nell'isola di Ventotene, e poi fece il ritorno nel suo paese nel 1947, proveniente da Santa Maria Capua Vetere,
la squadra di Dotto Borì, ma era una famiglia attrezzata sotto il profilo del brigantaggio, un cugino, Filippo Civello, brigante, che non subì il processo perché nel 1924 lo strangolarono in quel di Collesano. Come dicevo, le udienze si tengono tutti i giorni, con una eccezione. Il 20 e il 21 ottobre del 1927 fu presente a Palermo Sua Maestà il Re, il quale veniva a rendere omaggio, solenni onoranze, dice il Presidente della Corte, a Sua Eccellenza Crispi, che era venuto meno da poco tempo. E quindi, essendo stata la forza pubblica chiamata tutta a Palermo, non c'era nessuno che accompagnasse i detenuti dalla casa circondariale in tribunale, e quindi venne rinviato per appena due giorni, riprese il 22 di ottobre. E a proposito delle udienze quotidiane, una perla ci vuole: l'8 ottobre 1927, udienza dell'8 ottobre, dal verbale di udienza si legge testualmente, questo è grazioso: a questo punto i giurati rivolgono preghiera al Presidente affinché, oltre la domenica, sia concesso un giorno della settimana libero, non soltanto per ragioni fisiche, ma anche per attendere alle loro occupazioni personali e provvedere ai loro interessi. Alla richiesta dei giurati si associano i difensori. Il pubblico ministero si rimette a quello che sarà per decidere il Presidente. Ascoltate ora il Presidente che fa. Il Presidente si riserva di provvedere e intanto fa vivo appello ai giurati e ai difensori di non insistere nella fatta richiesta. E si arriva all'udienza del 7 gennaio del 2028, quando i signori detenuti vennero trasferiti nella patria galera e si riunì quindi i giurati, il Presidente, quattro avvocati e il procuratore del Re. E il Presidente richiamò i giurati sull'importanza morale del giuramento da loro prestato e sulla gravità dell'ufficio che si accingevano a compiere. Ciascuno dei giurati aveva diritto ad ottenere dei chiarimenti da parte del Presidente. Il voto era sì oppure no. Dovevano pronunziarsi sulla sussistenza materiale dei reati contestati. Cominciarono quindi il 7 gennaio e uscirono dalla Camera di Consiglio alle ore 16 del 10 gennaio del 2028. Mi avvio a concludere. Però, consentitemi che io dica brevemente ancora due parole, sia io che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ha inteso e intende assegnare all'evento di oggi e che continuerà domani a Petralia ulteriori tre significati. L'incontro, riteniamo, debba essere un atto, sia un atto di amore per questo tribunale, per la sua storia, per quello che ha rappresentato e che rappresenta un ineludibile presidio di giustizia. Vuole essere una testimonianza di riconoscenza nei confronti degli avvocati e dei magistrati inquirenti e giudicanti di ieri ma anche di oggi, che con il loro lavoro hanno mantenuto e mantengono alto il prestigio di questo ufficio giudiziario. Vuole essere infine un atto di umana solidarietà nei confronti di coloro che, parte offese o imputate, hanno conosciuto in queste aule momenti di dolore e di smarrimento, ma anche attraverso e soprattutto attraverso la via processuale hanno conosciuto l'affermazione e il riscatto dei loro diritti violati o la necessaria sanzione per gli atti illeciti compiuti. Grazie. Grazie Presidente, intanto volevo salutare la dottoressa Palma che è arrivata, buonasera. Io passo la parola per i saluti al dottore Giuseppe Tanco, qui in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Buonasera a tutti. Nel portare i saluti della magistratura associata dell'intero distretto, desidero anzitutto ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Termini Imerese e Camere Penali Locali per l'invito e congratularmi per l'ammirabile iniziativa. E non vi è territorio, almeno in Europa, che abbia versato un così alto tributo di sangue per mano di un'organizzazione criminale. E spesso, badate bene, si è trattato di tragedie difficili da sopportare per qualsiasi paese civile, figuriamoci per i familiari che, bene ricordarlo, sono le prime vittime. Eppure, alcune di queste tragedie sono cadute nell'oblio del dimenticatoio della stessa generazione che le ha vissute e sono dimenticate e sconosciute dalle nuove. Iniziative allora come quella di oggi hanno l'innegabile merito di contribuire alla conservazione del ricordo. E ciò è un'opera importantissima, se è vero come è vero che la memoria, per parafrasare le parole di un noto compositore, non è adorare il fuoco, non è adorare le ceneri, perdonati, ma custodire il fuoco. Il fuoco in questo caso della passione e dell'impegno che trasuda, di cui sono intrisi gli atti dei diversi processi che si sono susseguiti nel tempo contro la mafia. E l'aver intrapreso quindi quest'opera certosina di digitalizzazione, iniziando dagli atti del processo del 1927-28 dimenticato dei più, è sicuramente un servizio encomiabile fornito alla comunità, fornito alla collettività intera, in particolare a chi verrà dopo di noi, e che peraltro ha anche un valore in termini di studio e fini scientifici. Ed è un'iniziativa che con ogni probabilità avrebbe ricevuto il plauso anche Giovanni Falcone, che in un suo intervento, a dir il vero poco noto, alla tavola rotonda dal titolo Informatica e criminalità organizzata, tenutasi a Palermo il 4 febbraio del 1984, spingeva proprio in questa direzione e anzi si doleva, stigmatizzava che si perdesse tempo nel memorizzare, diceva lui, oggi diremmo digitalizzare, sentenze ed atti di alcuni importanti processi, in quel caso si dibatteva della sentenza Spato, perché ancora in discussione se la competenza appartenesse all'allora Ministero di Grazia e Giustizia oppure al Ministero dell'Interno, e tutto ciò non faceva che provocare ulteriori ritardi nella fruizione, cito testualmente, di uno strumento di lavoro così importante. Ed è fisiologico, direi quasi naturale, che quando sentiamo parlare di maxi processo, il nostro pensiero non può che andare a quelle straordinarie pagine di storia giudiziaria scritte in primis proprio da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in quegli anni magici, tragici ed eroici, come l'ha definito qualcuno. E non può non essere così, perché nell'immaginario collettivo e anche nella realtà, attenzione, è stato davvero uno spartiacque. Ma badate bene, ho apprezzato molto che nel titolo di questo incontro si faccia riferimento ai maxi processi, declinato al plurale, per ricordarci che la lotta alla mafia dentro le aule giudiziarie, le aule di giustizia, è assai più risalente e se non ha riscontrato i successi meritati, non ha raccolto gli auspicati frutti, non è dipeso certamente dalla capacità di diversi illustri magistrati, tanto brillanti quanto coraggiosi, che se ne sono occupati, ma dal contesto ancora troppo impreparato, ancora imbevuto da una granitica atteggiamento di povertà lontano dall'epoca dei pentiti, dalla scarsità di strumenti investigativi, dall'inadeguata legislazione di contrasto alla mafia, dalla lacunosa conoscenza del fenomeno mafioso, ma soprattutto da quell'ottuso scetticismo che avvolgeva tale fenomeno, tale per cui si faceva fatica a riconoscerlo persino negli ambiti giudiziari. E qui va citato il mea culpa, perché molte, troppe, di quelle sentenze e soluzioni sono state pronunciate proprio da magistrati. Eppure era una mafia più viva che mai, che si espandeva, che si evolveva, che uccideva esponenti della magistratura, delle forze dell'ordine, della politica, del mondo cattolico, giornalisti, oltre che essere impegnata in fasi interne. Ma com'è stato possibile allora che ci sia voluto così tanto tempo, così tanto impegno, così tante vite spezzate per riconoscere la sua esistenza? E se c'è un insegnamento allora che possiamo trarre dalla storia, in un'epoca, come ho letto in un articolo dove è stato fatto una civilissima analisi proprio pubblicato oggi, in un'epoca affetta da smemoratezza, diceva, è proprio quello di non abbassare la guardia, perché nonostante le sconfitte processuali col tempo si siano tradotte in tanti successi, alcuni anche molto recenti,
Occorre avere costantemente la capacità di individuare le molteplici forme che il fenomeno mafioso è camelotipicamente assume e i diversi ambiti in cui si possa ancora annidare e riescere ancora a mimetizzarsi, in modo tale che in futuro, magari non troppo lontano, si avvererà quel desiderio di tanti voi giusti di vedere la fine di questo, fenomeno. E, diciamo, in modo tale allorquando ecco che si potrà sostituire finalmente a quel beffardo e mendace la mafia non esiste, un consapevole e dal sapore vittoria la mafia non esiste più. Vi ringrazio. E devo chiamare qui adesso Presidente Guarnotta, il nostro Presidente Guarnotta. Prima di trasferirmi a Cimana di Palermo, dopo l'ho conclusa. La lotta dello Stato alla mafia ha origini che risalgono quantomeno agli ultimi anni del 1980 e precisamente al 1 febbraio 1983, giorno in cui venne assassinato per mano mafiosa il marchese Emanuele Notarbartolo, persona incline all'etica e al rispetto della legge, già sindaco di Palermo per alcuni anni e direttore del Banco Sicilia, lo storico istituto di credito Sicilia, è stato considerato il primo eccellente delitto di mafia, che all'epoca ebbe, tra parentesi, il merito di accendere un importante dibattito sulla situazione della mafia in Sicilia e soprattutto sulla connessione tra mafia e politica, anche se inizialmente nessuno osò fare nome. Da allora, per moltissimi anni, la lotta alla mafia è stata quasi emergenziale, consistendo in provvedimenti susseguenti a singoli fatti delittuosi, come la costituzione della Commissione Antimafia del 1963, dopo la strage di Chapur, regno di Michele Greco il Papa, in cui perirono 5 stranieri e 2 civili, dilaniati dall'esplosione di una giulietta carica di gettoni. Poi, gli anni 70. Con Palermo, delitti eccellenti, ad opera dei congenesi Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, che portò lo Stato a reagire dopo il delitto di Carlo Alberto alla Chiesa, guardando il 41 bis dell'ordinamento penitenziario, istituendo l'articolo 416 bis del codice penale, cioè la situazione per delinquere di mafia. Fu così che la parola mafia comparve per la prima volta nel codice penale, a distanza di 52 anni dalla sua approvazione. Poi, con l'avvento all'ufficio di istruzione penale del Tribunale di Palermo negli anni 70 del consigliere Rocco Pinnici, ucciso dalla mafia il 21 marzo 83, ed è suo successore Antonio Caponnetto, ideatore il primo e fondatore il secondo del Tribunale antimafia, i rapporti di forza tra lo Stato e la mafia mutarono e venne sferrato un attacco senza precedenti a Cosa Nostra grazie a un metodo investigativo incisivo e innovativo. Nel nord Italia era stato già impiegato nella lotta al terrorismo, alle professionalità e l'impegno quotidiano di Giovanni Falcone e Paolo Corsellino, affiancati da Giuseppe Di Leonardo, Di Leo e di chi vi sta parlando in questo momento, e grazie anche alla insperata sino allora collaborazione di sedicenti uomini d'onore, come tra gli altri Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Giuseppe Calderone e Francesco Maria Manuel, passati dalla parte dello Stato, i quali hanno consentito di infrangere il muro dell'umertà, che da sempre è stato il pilastro principale su cui si è basato e si basa Cosa Nostra. L'8 novembre 1985 il consigliere istruttore Antonio Caponnetto e il giudice istruttore Giovanni Falcone, Paolo Corsellino, Paolo Guarnotta e Giuseppe Di Leo depositano a parziale esito di indagini condotte a decorrere dal 1980 su iniziativa del consigliere Rocco Pinnici l'ordinanza sentenza nei confronti di Abate Giovanni più 706 imputati
dei quali 474 rinviati a giudizio, che consta di 8.608 pagine, contenute in 40 volumi, con 22 allegati, emessa nell'ambito del procedimento penale numero 2289 dell'82. È il primo fondamentale atto di accusa dei giudici palermitani nei confronti di Cosa Nostra, il cui incipit recita: questo è il processo in questione mafiosa denominata Cosa Nostra, una pericolosissima associazione criminosa che con la violenza e l'intimidazione ha seminato e semina morte e terrore. Quel provvedimento è stato l'incipit, ha segnato la strada al cosiddetto maxi processo, celebrato dal 16 dicembre 1987, a carico di esponenti del coda mafioso e loro sodali, i quali quasi tutti, arrestati e ristretti nelle 30 celle pedale bunker del Bucciardone, sono stati chiamati a rispondere davanti alla prima sezione Corte d'Assise di Palermo di una lunghissima serie di gravissimi reati che pertanto troppo tempo hanno insanguinato, ferito, oltraggiato e violentato la terra della nostra Sicilia, così bella ma così sfortunata. Il processo, ancora oggi il più grande mai celebrato al mondo nei confronti di un'associazione criminale, si concluderà con la sentenza che ha combinato 19 ergastoli, 2.365 anni di reclusione e milionarie pene pecuniarie. Il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione corrà il succello a quella sentenza, riconoscendo definitivamente l'esistenza di Cosa Nostra, ma ne rileveranno tragici effetti collaterali, come emerso dall'amministrazione dell'epoca, consistenti nella condanna a morte per ordine di Salvatore Riina, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Puniti perché colpevoli di aver voluto, con il loro quotidiano impegno, restituire la Sicilia ai siciliani onesti, nonché le esecuzioni dei cugini Ignazio e Antonino Salvo e di Salvo Lima, quest'ultimo parlamentare dell'ultimo e proconsole di Giulianotti in Sicilia, colpevoli, secondo dottor Riina, di non aver rispettato la promessa fatta di cercare di diminuire, di annullare, di dare gli effetti disastrosi per Cosa Nostra della sentenza della Corte di Cassazione del 1982. L'8 novembre 1985 è una data centrale nell'azione di contrasto a Cosa Nostra, ad opera di un piccolo manipolo di magistrati impegnati in una guerra mai ufficialmente dichiarata dallo Stato italiano, ma combattuto ogni giorno a Palermo sino alla fine. Dopo la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 1992 sancì definitivamente l'esistenza di Cosa Nostra, confermando l'impianto accusatorio dell'ordinanza sentenza del Comune antimafia, recepito dalla sentenza della Corte d'Assise, la relazione della Nazione Marta non si fece attendere, culminando negli eccidi di Capace e Pietraneri del 1992 e nelle stragi di Roma, Milano e Firenze del 1993, che fecero piombare il paese in una trama che sembrava senza fine di uscita, ma contemporaneamente lo fecero emergere da un torpore lungo anni e segnarono uno spartiacque della storia italiana e dei rapporti dello Stato e delle azioni criminali. Tornando al maxi processo, potrebbe sembrare un'ovvietà che sia stato celebrato a Palermo, ma non lo è. All'epoca ci fu battaglia. Falcone e Borsellino si impegnarono per fare in modo che il processo si celebrasse a Palermo. Ci volle inoltre l'impegno del governo, in particolare del Ministero di Grazia e Giustizia, perché il ministro è uscita la mastodontica e avveniristica alla bunker di recente intitolata Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accanto al borbonico carcere palermitano Bucciardone, non essendoci presso il Tribunale di Palermo una volta talmente grande da contenere i 474 imputati, rinviati a giudizio, i loro difensori e quelle delle numerose parti civili, il pubblico, giornalisti e operatori di TV venuti da tutto il mondo per raccontare e riprendere le vicende processuali. Di norma, i processi suscettibili di segnare la storia della nostra epoca, del nostro paese all'epoca, non venivano tenuti nella sede naturale, sebbene il codice dicesse che era necessario guardare al giudice naturale. Richiamo l'attenzione su tre episodi della nostra storia. Innanzitutto, alla fine dell'Ottocento, il processo a carico dei responsabili dell'omicidio a Palermo di Emanuele Autopatto, di cui ho già parlato, il giudice naturale era quello del capoluogo, ma il processo si tenne a nord, in tre tappe, a Milano, a Bologna e a Firenze.
e finì come era prima, con l'assoluzione del principale imputato, che era l'onorevole Palizzolo. Il secondo esempio è la strage di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 69. Ebbene, la civilissima Milano, che pure diede una splendida risposta di popolo alla strage, non ospitò quel processo, che si celebrò invece a Catanzaro, e tutti sappiamo con quale dei violenti risultati. Torniamo in Sicilia, è il processo di mafia, prima del maxi processo. Fallimentare era stata la risposta dello Stato sul versante giudiziario. In circa 20 anni, non più di 4-5 processi, dei quali più rilevanti i professori criminali imputati per la gravità dei reati contestati, commessi nella provincia di Palermo, ma non sono stati celebrati nel capoluogo per legittima sospicione, cioè per la singolare convinzione che i giudici di Palermo non fossero dotati della serenità per giudicare in presenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, non altrimenti eliminabili, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinassero motivi di legittimo sospetto. Risultati deludenti, numerose le assoluzioni e rare le condanne per l'associazione per delinquere, ex articolo 416 codice penale, non essendo allora entrata in vigore ancora la legge Ragione della Torre istitutiva dell'articolo 416 bis. Emblematica riguardo le sentenze di Catanzaro del 21 dicembre 68 e di Bari 10 giugno 79, con le quali venivano assolti gli imputati da tutti i governi contestati, e pronunciate poche condanne per la situazione delinquere semplice, ma soprattutto senza alcun riferimento all'esistenza di Cosa Nostra e alla sua struttura unitaria e verticistica. Peraltro, tali condanne, già risibili, furono ulteriormente ridotte in sede di appello. Con tali preoccupanti precedenti, assumono quindi particolare importanza l'impegno e la costanza dei componenti di Polo Antimafia nel portare avanti la battaglia per far celebrare il processo a Palermo, perché la magistratura palermitana era sicuramente in grado di gestirlo senza farsi condizionare dalla popolazione in un senso né nell'altro. Parola d'ordine, Cosa Nostra è nata a Palermo e a Palermo deve essere giudicata. È stato un grande fatto di civiltà giuridica, perché quando ha deciso il giudice naturale è più semplice valutare le prove ed emettere quindi un giudizio. Mi avvio alla conclusione. Nel tempo il maxi processo è stato più volte oggetto di giudizi critici, anche di aperta disapprovazione, con i quali si sostiene, sorvolando sulla deprecabile terminologia talvolta usata, la tesi che la decisione sia stata adottata violando il diritto di difesa e il principio costituzionale della responsabilità penale dell'imputato. Perché? Perché la montagna di atti processuali da esaminare e riguardano il numero degli imputati legati al giudizio non avesse consentito alla Corte di valutare correttamente le singole responsabilità, fondando il suo giudizio sul fenomeno criminale nel suo complesso e non sulle singole responsabilità. Ma tali giudizi critici non hanno tenuto conto che all'epoca del processo vigeva il codice Rocco, risalente al 1930, diverso da quello attuale, e che nel corso dell'iter processuale né la Corte di Assise di Appello né la Corte di Cassazione hanno rilevato violazioni del diritto di difesa. Mi sia consentito concludere con una personale considerazione avulsa ad ogni polemica. A Palermo, la città di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e anche la mia, è successo che una docente di diritto procedurale penale, la dottoressa Daniela Chinnici, a distanza di tanti anni, abbia considerato il maxi processo addirittura uno proprio, termine che significa vergogna, disonore e infamia. Le affermazioni della dottoressa Chinnici, che poi si è detta dispiaciuta per le infamose espressioni usate, sono pur sempre con un gratuito e importante insulto alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli altri componenti del popolo antimafia guidati dal consigliere Antonio Caponetto. Io mi fermo qui, auguro ai relatori buon lavoro e vi ringrazio dell'attenzione prestata. Grazie, dottor Nonta. Passo la parola alla dottoressa Salvatore Spica, è responsabile della sezione dell'archivio di Stato di Palermo presso la città di Termini Imerese, archivio di Stato con cui abbiamo collaborato proprio per la digitalizzazione degli atti e a breve insomma mostreremo. Grazie. Buonasera a tutti, io comincio innanzitutto portando i saluti e il ringraziamento per l'invito
della dottoressa Irma Della Giovanpaola, dirigente della Soprintendenza Archivistica della Sicilia e Archivio di Stato di Palermo, che avrebbe voluto partecipare personalmente ma non ha potuto farlo per esigenze d'ufficio in un momento particolare per la nostra amministrazione, perché è in atto una riforma ministeriale che dividerà il nostro ufficio in due uffici, l'Archivio di Stato di Palermo da una parte e la Soprintendenza Archivistica della Sicilia dall'altra. Quindi in un momento di particolare impegno non ha potuto prendere parte personalmente all'evento. Le giornate di studio di oggi e di domani sono per noi particolarmente interessanti perché non solo perché ci consentono di illustrare a un pubblico vasto, variegato, la nostra attività, le nostre funzioni, ma anche perché ci permetteranno di acquisire maggiori conoscenze su un argomento come quello oggetto di questo convegno, quindi l'evoluzione nel tempo dei codici e della procedura penale, che per chi come noi riordina e inventaria archivi, anche quelli giudiziari, riveste un'importanza fondamentale per le ragioni che spero poi emergano grazie a questo mio intervento. Passo quindi brevemente a presentare l'amministrazione di cui faccio parte, l'Archivio di Stato di Palermo, che è anche un caso unico in Italia, Soprintendenza archivistica con competenza su tutto il territorio regionale, almeno finché non sarà attuata questa riforma di cui parlavo e quindi questa divisione dei due uffici, ha come propria principale missione quella di tutelare e valorizzare il patrimonio archivistico statale, quello degli enti pubblici, tanto territoriali quanto non territoriali, e quelli il patrimonio archivistico privato dichiarato di particolare interesse storico. Se come soprintendenza quindi abbiamo un compito difficile che è quello di vigilare sugli archivi degli enti pubblici, oggi ci sono qui presenti anche rappresentanti di sindaci, quindi sono qui presenti le amministrazioni anche locali, quindi se come soprintendenza abbiamo questo difficile compito di vigilare su questi archivi degli enti locali, come Archivio di Stato invece riceviamo in versamento dopo 30 anni dalla data di conclusione dell'affare al quale si riferiscono le carte delle amministrazioni statali periferiche. È per questo che noi conserviamo i documenti della Corte d'Assise di Termini Imerese, la cui digitalizzazione è stata il punto di partenza anche per l'organizzazione di queste giornate di studio. Il versamento delle carte della Corte d'Assise di Termini al nostro archivio e che si conservano presso la nostra sezione qui a Termini Imerese risale esattamente al 1994, è stato curato dal Tribunale di Termini Imerese nel 1994. Nell'ambito della nostra attività istituzionale, ordinaria, nel gennaio di quest'anno, come già è stato ricordato prima, la Soprintendenza Archivistica, Archivio di Stato, ha siglato l'accordo, la convenzione di cui si parlava con la Camera Penale di Termini, Cefalù e Madonie, con l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, per la valorizzazione e anche la tutela, perché valorizzare significa anche tutelare, degli archivi giudiziari, non solo quindi dell'archivio della Corte d'Assise di Termini, ma degli archivi giudiziari che noi conserviamo nella nostra sezione. La prospettiva di fondo, intanto si tratta di un'intesa che avvantaggia sia la Camera Penale, l'Ordine degli Avvocati, perché permette loro di studiare, di analizzare più a fondo delle carte che poi permettono di ricostruire la storia del Tribunale di Termini Imerese, ma avvantaggia anche noi perché ci permette di portare avanti, nel portare avanti la nostra attività di riordinamento e di inventariazione di queste carte,
di poter sfruttare, di fare tesoro delle conoscenze tecniche, tecnico-giuridiche degli avvocati con i quali collaboreremo, come l'avvocato Sansone finora ha collaborato con me. Quindi la prospettiva di fondo è quella di creare un gruppo di lavoro che sia in grado di mettere assieme in un'ottica interdisciplinare le conoscenze delle varie figure coinvolte, l'archivista, il giurista, l'avvocato, per poter tutelare e valorizzare al meglio questo patrimonio culturale che ancora in gran parte non scoperto, da scoprire e da studiare. Per rendere l'idea dell'importanza di questa collaborazione basti riflettere anche solo superficialmente su quanto la procedura penale incida sulla forma del processo e della documentazione prodotta nel corso del processo e quindi anche sulla conformazione degli archivi dei tribunali. Se è vero, come è vero, che l'iter del procedimento influisce sulle tipologie documentarie che si producono, sulla formazione dei fascicoli, delle serie, delle eventuali sottoserie, allora va da sé che la collaborazione con gli esperti di procedura risulta preziosa per un archivista che si trova a dover riordinare il fondo archivistico di un tribunale. Da qui l'importanza di eventi anche come quello di oggi, che ci permettono, che permettono per quanto possibile di diffondere anche tra i non specialisti le conoscenze tecniche di cui sono portatori gli avvocati, i giuristi, naturalmente i magistrati, tutti i relatori che parleranno in questo convegno. Tra i vari strumenti possibili per valorizzare gli archivi, nel caso della documentazione giudiziaria conservata presso la nostra sezione di Termini, si è scelto anche quello della digitalizzazione. Anche a questo scopo lo strumento della convenzione tra il nostro ufficio e la Camera Penale e l'Ordine degli Avvocati di Termini si rivela particolarmente utile perché rende possibile quell'approccio interdisciplinare di cui parlavo che è fondamentale in attività di questo tipo. Per spiegarmi meglio potrei utilizzare ad esempio un termine che è stato utilizzato anche prima di me, il termine contesto, che è un termine usato in varie discipline, tra cui anche la storia, penso anche il diritto, e che è un termine fondamentale nella nostra professione e nell'archivistica. Digitalizzare infatti non significa semplicemente, questo diciamo anche per evitare la diffusione di certi luoghi comuni, non significa semplicemente scansionare e registrare sul supporto fisico, che è su un hardware, un hard disk, un server, un CD, le copie digitali prodotte. La semplice scansione infatti non permetterebbe di restituire delle informazioni di contesto che un archivio è in grado di trasmettere. In parole povere, creare delle scansioni senza prima individuare la struttura da conferire all'archivio digitale con una divisione in cartelle, sottocartelle che rispecchiano quella che poi esiste nella documentazione cartacea tra fondo, serie, sottoserie, porterebbe a creare non un archivio digitale ma dei documenti singoli slegati da quelli ai quali sono invece collegati logicamente. Da questo punto di vista la nostra collaborazione con la Camera Penale, l'Ordine degli Avvocati, consente quindi di poter studiare al meglio la struttura di questi archivi che conserviamo perché ci consente di studiare al meglio le procedure. Posto che non si può digitalizzare tutto, prima ancora della selezione del materiale da riprodurre ci si dovrebbe chiedere perché riprodurre e per chi farlo. Si può digitalizzare per vari motivi e per vari utenti, per favorire l'accesso alla documentazione, quindi diventa fondamentale ad esempio riprodurre gli inventari, gli strumenti che consentono di avere una chiave di accesso alla documentazione. Si può digitalizzare per favorire la consultazione da remoto e quindi digitalizzare direttamente le carte del processo.
si può digitalizzare per conservare, allora è bene scegliere anche la documentazione più fragile, ma in maniera che si possa dare all'utente la copia digitale preservando l'originale. Ecco, questo nostro progetto in realtà ha il merito di diciamo di porsi tutti questi obiettivi tutti in una volta, perché le carte, anche le carte della Corte d'Assise, lo abbiamo visto con l'avvocato Sansone, sono carte molto fragili, molto diciamo facili da deteriorare. Quindi io chiudo ringraziando di nuovo l'avvocato Sansone particolarmente, che ha collaborato con me nella, diciamo, nell'analisi di questa documentazione. Il lavoro è ancora soltanto all'inizio, nel senso che intanto abbiamo scansionato questo primo processo, più che altro l'ha fatto l'avvocato, e ora bisognerà descrivere bene le carte, quindi inquadrare prima ancora della pubblicazione delle copie digitali, creare la struttura di questo archivio digitale, e poi bisognerà fare la stessa cosa sui futuri processi sui quali ci concentreremo, perché come detto non possiamo digitalizzare tutto, però abbiamo iniziato a digitalizzare i processi più significativi per la storia di questo tribunale. Vi ringrazio e chiudo il discorso. Grazie per questo video. Diamo per ultimo saluto il sindaco, qualcuno che intervieni Verese, la dottoressa Maria Terranova. Buon pomeriggio. Un ringraziamento, mi unisco innanzitutto ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto e ovviamente ai saluti del Presidente del Tribunale di Verese, il Dottore Renato, il Procuratore della Repubblica, il Dottore Cartosio, un saluto al Presidente Guarnotta, che ricordiamo tutti veramente con grande affetto. Un plauso al risultato raggiunto dall'Ordine degli Avvocati, quindi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avvocato Muffoletto, e dalla Camera Penale, rappresentata dall'Avvocato Pillitteri, che in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica hanno consentito la digitalizzazione del primo maxi processo celebrato contro la mafia davanti a un tribunale siciliano, che era proprio la Corte d'Assise di Termini Imerese, recuperando e valorizzando uno dei pezzi più importanti del patrimonio dei nostri archivi giudiziari. Voglio ringraziare l'Avvocato Sansone, che ha messo insieme, che ha guidato questo lavoro di analisi, di studio insieme ai giovani della scuola forense. Il processo di Termini Imerese rappresenta sicuramente una pietra miliare nella storia della giustizia italiana ed è un fatto di cronaca spettacolare che si è svolto qui a Termini Imerese, la città che mi onoro di amministrare, di rappresentare, in una vecchia chiesa adattata ad aula di tribunale proprio per l'ingente numero di imputati all'epoca. L'ex casa gesuitica, il collegio dei gesuiti, è un edificio del 1629 che ha segnato profondamente la storia della nostra città. Dopo la confisca da parte dello Stato italiano, subito dopo l'Unità d'Italia, venne utilizzata come sede degli uffici giudiziari. Successivamente gli uffici giudiziari vennero trasferiti nella nuova sede e, diciamo, l'importante struttura sita in via Roma è rimasta inutilizzata per tantissimo tempo, in balia del degrado, dell'abbandono e anche di alcuni atti di vandalismo, proprietà del demanio dello Stato e solo parzialmente del comune di Termini Imerese. In particolare rilievo sono tra l'altro due cappelle affrescate all'interno dell'ex casa gesuitica che sono sconosciute ai più e che stiamo cercando di valorizzare. A partire dall'anno 2020, anno del mio insediamento come sindaco della città di Termini Imerese, abbiamo riavviato una interlocuzione con la soprintendenza archivistica non facile, perché era un'interlocuzione che durava da circa 20 anni con amministrazioni comunali che si erano succedute. Ci siamo riusciti, abbiamo portato a termine questa interlocuzione e adesso la casa gesuitica, l'ex casa gesuitica, è oggetto di lavori di riqualificazione e chiaramente ospiterà al termine di questi lavori, che è prevista per il maggio 2026, perché sono oggetto di lavori di piano di ripresa nazionale di ripresa e resilienza, accoglierà quella che è la sede di Termini Imerese della sezione dell'archivio di Stato di Palermo. L'immobile riqualificato, restaurato, erogherà un servizio pubblico essenziale, ma si presta a diventare
uno spazio fisico, un contenitore culturale per ricerche, soprattutto un luogo aperto ai giovani, che è quello che ci interessa maggiormente. Chiaramente l'occasione di oggi mi è propizia per ribadire un tema cruciale per la nostra città e per tutto il territorio, che è l'importanza e la centralità del Tribunale di Termini Imerese, che non è soltanto un edificio di giustizia, è un presidio fondamentale di legalità, di sicurezza per i cittadini di Termini Imerese e per il comprensorio tutto, rappresenta un baluardo di diritti e un punto di riferimento per chi cerca giustizia. La presenza di un tribunale in una comunità complessa come la nostra è non soltanto simbolo di autorevolezza, ma è anche una garanzia concreta per la comunità, un'opportunità economica, lavorativa, ogni giorno avvocati, magistrati, forze dell'ordine, cancellieri, tantissimi professionisti varcano quella soglia e operano all'interno di questa struttura, contribuendo a dare vita a un indotto lavorativo significativo, assolutamente significativo per la nostra comunità, creando un circuito virtuoso che sostiene il tessuto sociale di Termini Imerese. Per tutti questi motivi e per molti altri, la nostra attenzione come amministrazione comunale rimane massima per il Tribunale di Termini Imerese e continuerà a crescere in questi mesi, portando alla conclusione del lungo iter che abbiamo avviato, che ho avuto l'onore come sindaco di avviare insieme al Presidente Loforti del Tribunale di Termini Imerese, insieme al Procuratore della Repubblica Cartosio, che vedrà e che porterà in tempi brevi, siamo ormai agli ultimi aggiustamenti catastali, Procuratore, cioè stiamo facendo, e porterà in tempi brevissimi a vedere concesso al Ministero della Giustizia il diritto di superficie dell'ex casa anziani, che è proprio qui di fronte, per il trasferimento in primo luogo degli uffici del giudice di pace, che oggi, come sapete tutti, si trovano in locali assolutamente inadeguati e che costano sicuramente molti soldi all'amministrazione della giustizia per la creazione, questo era quello che volevamo, della cittadella della giustizia. Continuiamo quindi ad impegnarci a fondo, uniti, con grande coraggio e con grande determinazione, perché la giustizia non è un privilegio di pochi, ma è assolutamente un diritto fondamentale di tutti. Grazie.